caro saluto a voi tutti. Mi unisco ai ringraziamenti per i relatori e le autorità. Oggi parliamo di fisco, politiche fiscali che sono state da sempre al centro dell'azione confederale della CISL, perché costituiscono di fatto uno dei principali presupposti per la crescita. Noi ci occupiamo sovente di redistribuire il reddito. L'azione di un sindacato confederale è anche quella di provare a creare i presupposti per far sì che il reddito ci sia, il reddito cresca. Ecco perché la legge di iniziativa popolare che va in questo senso, che tende a spostare in parte la tassazione dal mondo del lavoro alla rendita. Troviamo nella legge di stabilità del 2016 alcune delle nostre importanti proposte contenute nella legge, come la eliminazione della tassa sulla prima casa, come l'equiparazione della no tax area per i pensionati e gli attivi, sapendo che i pensionati italiani sono tra i pensionati più tassati d'Europa, la detassazione del secondo livello di contrattazione al 10%, compresa la detassazione sul welfare contrattato, il blocco delle addizionali locali per il 2016, non per le regioni impegnate in piani di rientro che possono aumentare IRAP e addizionali IRPEF, ma ci confortano le parole ancora recenti del presidente della regione Piemonte, che ha inteso e intende, come dire, attenzionare molto in positivo questo tema. La tassazione locale, di cui oggi parleremo, è cresciuta in maniera abbastanza ampia, poi vedremo due numeri, e ha in parte eroso gli aumenti contrattuali che abbiamo ottenuto, che le nostre federazioni hanno ottenuto. E questo aumento non si è accompagnato ad una crescita dei servizi resi ai cittadini. Occorre quindi, da questo punto di vista, un governo e un presidio forte sul tema della contrattazione sociale. La cancellazione della TASI nella legge di stabilità di cui parlavamo costituisce, da questo punto di vista, interrompe, diciamo così, una crescita che di fatto è stata in 15 anni sostanzialmente ininterrotta, una crescita della tassazione locale, che comunque oggi è attestata sui massimi storici. Ciò sconta le incertezze che permangono assolutamente su un disegno, diciamo così, di federalismo che è incompiuto, ma soprattutto incompleto. Di quanto è aumentata questa tassazione nei 15 anni? Un più 72%, che è frutto di un combinato disposto del più 155% sull'imposizione indiretta, mixato con il più 48% dell'imposizione indiretta locale. Questo aumento, quello medio del 72%, giova ricordare che è pari al 6,6% del prodotto interno lordo nazionale. Le addizionali comunali e regionali IRPEF, da questo punto di vista, appunto, hanno fatto la parte del leone con quella crescita esponenziale, ma hanno avuto anche nel periodo di crisi, nel settennio di crisi dal 2007 ad oggi, comunque un aumento del 20%. Tutto ciò tenendo conto che i trasferimenti centrali sono diminuiti mediamente del 23%, ma la spesa corrente è diminuita soltanto in 15 anni dell'1,2%, il che significa che è una spesa rigida, è una spesa strutturale, è una spesa per cui occorrerebbe davvero riformare la pubblica amministrazione, cosa che noi riteniamo il governo centrale non stia facendo. Questo ha ridotto di quasi il 40% la capacità investitoria dello Stato, che è sostanzialmente il capitolo della spesa in conto capitale, riducendo quindi in maniera significativa le prospettive di crescita, almeno nel breve periodo. La legge di stabilità del 2016, come dicevo, interviene in maniera, come dire, abbastanza risolutiva, bloccando questa ascensione
della addizionali locali, ma lo fa chiedendo uno sforzo molto pesante agli enti locali e alle regioni. Anche qua due numeri per comprendere. Quest'anno si chiede alle amministrazioni locali e alle regioni una riduzione della spesa di 2,3 miliardi, che diventeranno 5 nel 2017, a fronte di una limitazione delle entrate pari quest'anno a 1,7 miliardi e addirittura 4 miliardi nel 2017. È chiaro quindi che la contrattazione sociale, da questo punto di vista, assume una rinnovata connotazione strategica per noi della CISL, ma per il sindacato confederale nel senso più ampio, e può essere di aiuto alla buona politica. Da questo punto di vista, noi oggi abbiamo sulla contrattazione sociale uno strumento in più. Mi riferisco ai decreti legislativi 118 e 149 del 2011, che prevedono l'attuazione nel 2015 dell'armonizzazione di bilancio degli enti locali con altri livelli amministrativi, a partire dal livello dello Stato, anche al fine, diciamo così, di rendere comparabili e maggiormente interpretabili dal livello europeo questi bilanci. L'introduzione nell'ordinamento, da questo punto di vista, del documento unico di programmazione, il DUP, unico perché sostanzialmente integra le scelte di medio con quelle di lungo periodo, e diversamente dalla precedente relazione previsionale, costituirà un passaggio derimente per l'applicazione, per l'approvazione del bilancio, il quale a sua volta darà origine al piano esecutivo di gestione. Quindi c'è un raccordo tra la programmazione e la gestione diverso e maggiore da prima. Questo impianto nuovo, insieme alla relazione di fine ed inizio mandato, dovrebbe quindi raccordare e rendere maggiormente coerenti i programmi elettorali con la programmazione finanziaria dell'ente. Programmazione e controllo, un confronto parallelo e costante tra risorse e risultati che, se effettuato a monte nella programmazione nel DUP e a valle nella gestione con il PEG, potrebbe, con l'aiuto, diciamo così, del sindacato, che è portatore di interessi dei cittadini, ma è anche nel contempo portatore di interesse di chi lavora nell'erogazione di questi servizi, può essere, dicevo prima, un proficuo punto di partenza anche per la buona politica, che troverà nel sindacato, se saremo coinvolti e coinvolti in una certa maniera, ci troverà al proprio fianco, e se si convergerà sulle scelte, potremmo anche essere alleati di questa buona politica nel sostenere, diciamo così, decisioni che si profilano in un futuro imminente, per le cose dette, un pochino, diciamo così, inevitabilmente difficili, dati i propositi contenuti nella legge di stabilità, e probabilmente impopolari da affrontare da soli. Vorremmo, con la nostra azione contrattuale, supportata oggi da questo strumento in più, che ci dà la concretezza e non l'empiricità alla quale siamo stati, come dire, sino ad oggi tutti abituati, potremmo, dicevo, essere alleati in questo percorso per contrastare a livello locale come a livello centrale quella politica cinica e populista che sta avanzando a discapito della politica seria e laboriosa. Il convegno di oggi, quindi, vuole rappresentare un punto di ripartenza da questo punto di vista, uno sforzo culturale prima interno all'organizzazione e, come dire, il numero dei presenti di oggi da questo punto di vista fa ben sperare, un sforzo culturale prima in casa nostra e poi assolutamente unitario, e ringrazio la presenza dell'amico Lograsso della UIL, da offrire per l'appunto poi alla politica, qui rappresentata ai massimi livelli, la Regione Piemonte e, quando arriverà, il Presidente dell'ANCI Ballarè. E lo vogliamo fare partendo da un punto di partenza
è un punto di forza tanto grande quanto ancora talvolta sottovalutato da noi, e cioè l'utilizzo della massa enorme dei dati che abbiamo sia sulla popolazione attiva che su quella pensionata, in questo caso fornita dal nostro CAF nazionale, una ricerca ed un'analisi resa possibile dal lavoro del Dipartimento guidato da Maurizio Petriccioli, che ringrazio per la sua competenza e per la capacità che dimostra nel saper affrontare puntualmente le questioni, ma ricomprendendole in termini più ampi e in termini soprattutto più complessivi. Noi dobbiamo, come peraltro deciso e lo stiamo facendo alla conferenza programmatica di Riccione, incominciare ad imparare, come dire, ad utilizzare meglio tutte le grandi, le tante aree di capacità, di competenza, di dati che abbiamo a disposizione e che spesso ancora fatichiamo ad utilizzare. Dobbiamo, come dire, riaggiornare il nostro modo di stare insieme, riformandoci, di fare rete, in una parola di rimettere in moto la forza della confederalità, al servizio sicuramente degli iscritti e più in generale delle nostre comunità. Grazie. Thank you.